Allora, amici, buonasera. Sono sempre Giulio Speranza, fotografo specializzato nell'uso dei banchi ottici e nella fotografia analogica di grande formato. Come vi avevo promesso, oggi parliamo un po' di macchine fotografiche, di banchi ottici. E in particolare volevo affrontare insieme a voi il discorso un po' della scelta di quale macchina, diciamo, acquistare, quindi parlare delle due tipologie di macchina che fondamentalmente trovate sul mercato, ovvero le folding o field cameras e i banchi ottici veri e propri, detti anche monorail. Allora, innanzitutto vorrei parlarvi un attimo delle caratteristiche tecniche, quindi proprio oggettive di queste due tipologie di macchine. Esistono tantissime tipologie di fotocamere a corpi mobili di grande formato. Ovviamente i produttori sono stati tantissimi, sono tanti. I materiali con cui sono state costruite, le soluzioni tecniche che sono state adottate per movimentare i corpi sono molto varie, però fondamentalmente si riconduce tutto a due filoni, a due diciamo tipologie principali che poi all'interno hanno ovviamente molte variazioni. Però abbiamo detto esistono fondamentalmente le folding o field cameras come la Vista 45 che avete qui accanto a me, e dall'altra parte invece i monorail, ovvero i banchi ottici veri e propri, come il Linhof Cardan GT che avete da quest'altra parte. Sono entrambe fotocamere, queste 4x5 pollici, quindi il confronto ovviamente lo facciamo basandoci sullo stesso formato di partenza. Dunque, allora, le caratteristiche costruttive di un monorail, quindi iniziamo dal Cardan GT, sono appunto il binario centrale, che può essere più o meno lungo, può essere telescopico, quindi può allungarsi telescopicamente o comunque è previsto che possa diventare più lungo con delle aggiunte, su cui sono innestate le due standarde, che sono dotate di movimenti piuttosto ampi, sia per quanto riguarda i decentramenti, sia per quanto riguarda le rotazioni, e poi ovviamente avete il soffitto che collega le due standarde. Allora, le due standarde, sia quella anteriore che quella posteriore, sono dotate degli stessi movimenti, quindi trovate, diciamo, della stessa ampiezza, quindi trovate sostanzialmente gli stessi movimenti nella stessa ampiezza su entrambe le standarde, e ovviamente vedete bene che sono degli oggetti complessivamente un pochino ingombranti, relativamente pesanti, ovviamente dipende, comunque insomma, Cardan GT pesa circa 4,5 kg. E diciamo, per essere trasportati richiedono anche un po' di spazio perché non sono sostanzialmente richiudibili. Veniamo invece alle folding o field cameras come la Vista 45. Come vedete, strutturalmente sono più compatte, più piccole, il che vuol dire più leggere, a prescindere ovviamente dal materiale, in questo caso metallo. E in realtà hanno la parte posteriore, che è decisamente più vincolata e quindi più rigida rispetto ai banchi ottici. Ovviamente manca il monorail che è sostituito da una base rigida con delle guide che permettono di muovere la standarda davanti e quindi anche di mettere a fuoco. La standarda davanti sostanzialmente è quella che è dotata di tutti i movimenti, quindi sia i decentramenti che le rotazioni come sui banchi ottici, per quanto di ampiezza decisamente minore. Mentre la standarda posteriore, vi dicevo, è più, diciamo, vincolata al corpo e quindi quasi sempre i decentramenti non sono presenti e anche le rotazioni sono, come per la standarda davanti, più limitate. Tutto ciò ovviamente è funzionale al fatto che sono macchine che si possono richiudere in modo tale da diventare compatte ed essere trasportate con grande facilità. Ora, ovviamente, il principio con cui si lavora utilizzando queste macchine, queste due tipologie, è esattamente lo stesso. La mobilità dei corpi, il soffietto, il modo di lavorare sulla messa a fuoco e tutto il resto è esattamente lo stesso, il vetro smerigliato, eccetera, eccetera. Quindi non cambia nulla a livello concettuale. È un qualcosa che riguarda ovviamente il livello pratico. E ovviamente, avendo sentito quali sono le caratteristiche fondamentali, delle due tipologie, ognuno di voi si potrà fare un'idea. E ovviamente il banco ottico
in astratto è un oggetto che è nato fondamentalmente per un utilizzo in studio, oppure applicato a determinate soggetti, esigenze fotografiche che richiedono appunto un'ampiezza dei movimenti notevole, oppure ad esempio un allungamento del soffietto notevole, anche quello, quindi a delle esigenze che hanno sacrificato diciamo la trasportabilità e il peso sull'altare invece di quella che è la fruibilità tecnica. Una volta che avete messo, montato un banco ottico su un cavalletto, fondamentalmente l'utilizzo pratico è probabilmente un pochino più facile e comodo rispetto a una folding perché i movimenti sono appunto più ampi ma sono anche più precisi, avete a volte movimenti micrometrici, potete usare ottiche anche molto lunghe o anche molto corte senza particolari problemi e quindi insomma ci sono questi vantaggi. Ovviamente lo svantaggio principale, abbiamo detto, è il peso, l'ingombro e un minimo di tempo in più per fare il setup della macchina quando arrivate sul luogo dello scatto. Le folding ovviamente viceversa, come dire, rispondono a un'esigenza diversa, appunto quella della trasportabilità e quindi sono pensate per un utilizzo sul campo, ecco perché si chiamano anche field cameras, utilizzo sul campo e quindi prevede magari anche lo spostamento per lunghi tragitti. E quindi serve uno strumento in questi casi che non sia troppo pesante e troppo ingombrante, e tra l'altro una volta arrivati sul campo si apre e si fa il setup in modo molto rapido. Ovviamente per contro i movimenti abbiamo visto sono meno estesi, ma essendo pensate ad esempio per il paesaggio, per un utilizzo sul paesaggio o per il ritratto sul campo, spesso non avete bisogno di movimenti così estesi in questi casi, e ovviamente i movimenti sono anche un pochino più, passatemi il termine, rozzi, meno precisi, quindi l'utilizzo complessivamente necessita di un pochino più di attenzione e di padronanza del mezzo, ma questo diciamo vale un po' in tutti i casi e quindi fondamentalmente possono essere indicate appunto per i paesaggisti, per i ritrattisti o comunque in quelle situazioni in cui dovete portarvi attrezzatura in giro per lunghi tragitti e quindi se per voi il peso rappresenta un problema, diciamo, questa è una indicazione ben precisa su quale potrebbe essere il tipo di fotocamera da scegliere. Quindi, praticità, leggerezza, velocità, tra virgolette, d'uso verso espandibilità, tecnicità, precisione dall'altra parte. Quindi io vi consiglio di intanto scegliere uno dei due filoni basandovi un po' su quelle che sono le vostre esigenze, quello che vorreste fare se ancora non avete iniziato. Il vostro soggetto preferito, eccetera, eccetera, se per voi il peso è un problema oppure no, fate le vostre valutazioni. Dopodiché, nell'ambito di questi due filoni esistono tantissime varianti, date un pochino un'occhiata e magari scegliete quella che vi piace di più. Se non sapete che cosa scegliere, ponetevi la domanda che cosa vorreste fare con il vostro banco ottico. Io ho finito anche per oggi. Ovviamente, come sempre, essendo un argomento estremamente vasto, con tante variabili, potete scrivere, commentare, contattarmi per avere maggiori informazioni, per sottopormi le vostre domande, le vostre curiosità, i vostri dubbi, sono a disposizione. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi invito a seguire sempre il mio canale e i miei aggiornamenti. Ci vediamo con il prossimo video.